Claudio Magris, i paesi in via di sviluppo, gli omicidi politici e la ricerca sul cervello sono alcune delle tracce che questa mattina i maturandi del 2013 hanno dovuto affrontare. Anche quest'anno le indiscrezioni sulla prima traccia erano già online mezz'ora dopo l'inizio della prima prova, destando le prime perplessità. L'autore scelto per l'analisi del testo, lo scrittore e giornalista Claudio Magris, era fuori da ogni pronostico. Il tototema che imperversava nei giorni scorsi sulla rete non sembra aver trovato conferme. Disattese le speranze su Svevo, D'Annunzio, sviluppo sostenibile e crisi. Gli studenti, tra ansie e temperature torride, stanno per terminare la prima prova dell'esame di maturità di quest'anno. Prima prova terminata. Come ti sono sembrate queste tracce? No, è il saggio breve, dato che si è sicuri, almeno quando si fa il saggio breve ho fatto quello, per cui ho fatto quello sugli omicidi politici, però le altre tracce non mi piacevano. Ho fatto il saggio breve, cioè la maggior parte ha fatto il saggio breve, dato che almeno te la riesci a svignare in un certo senso. La traccia di italiano su Magris... Chi lo conosce? Non è mai venuto a mangiare a casa. Prima prova appena terminata, che traccia hai scelto? Omicidi politici, Aldo Moro. Traccia storica. Traccia storica, sì, è andata abbastanza bene. Ho scelto di fare l'articolo di giornale. Speriamo, speriamo bene. Come ti sono sembrate le tracce quest'anno? Quest'anno erano abbastanza dure. Che traccia hai scelto? La tipologia di quella di ordine generale. Anche tu hai scelto la stessa? L'ho preferito quella di ordine generale. Parlava, diciamo, dei dittatori che alla fine il loro regno comunque viene distrutto, perché in fondo il regno è preferibilmente essere governato in collaborazione con tante persone. Ilaria, prima prova terminata, mi dicono che sei tra le pochissime persone che hanno scelto la traccia di letteraria, quella su Magris. Sì, è perché in pratica è lo stesso autore che devo portare agli esami orale, quindi mi sono trovata... Più fortuna di questa? Sì, infatti. Perché ha destato un po' di perplessità tra parecchi studenti. Sì, che è un autore che non si fa come programma, è un autore extra per chi lo deve portare agli orali, non è una cosa tipo Svevo, Pirandello. Quindi non hai avuto nessun dubbio? No, per niente, era facile.